Oggi, mercoledì 19, inizia il convegno USVE per un cambio di stile, uscire dalla spirale dell'autoannientamento. Abbiamo qui il vice direttore USVE, Michele Marchetto. Professore, quali sono gli highlights che si tratteranno oggi? Il punto centrale è costituito dal tema dell'agire, come suggerito dal titolo del convegno, un cambio di stile, appunto, di vita. L'agire si collega ai focus dei due convegni degli anni precedenti. Uno era sul vedere, che aveva dato la descrizione dello stato del pianeta, il secondo sul giudicare, che aveva cercato di interpretare la situazione esistente, e quest'oggi comincia appunto il convegno che ha come centro l'agire. Agire in quali ambiti? Innanzitutto un agire dentro di noi, attraverso una riflessione che valorizza e ripensa il rapporto con se stessi, con la natura, con gli altri e anche con Dio. Da questo punto di vista ci saranno degli interventi di carattere teologico in particolare. In secondo luogo, un altro ambito di intervento, di cambiamento di stile, è costituito dalla politica. La politica che è necessaria, che va ripensata e che va mirata naturalmente al bene comune. In particolare toccherà il tema delle disuguaglianze e il modo in cui si può intervenire sulle disuguaglianze. Un altro ambito molto importante è costituito dall'economia, non un'economia di mercato che si autoregola, ma un'economia che si apre a prospettive diverse, ascoltando il grido dei poveri, ascoltando il grido della terra e il grido dei poveri. E sentiremo su questo tema tre interventi in particolare molto diversi, provenienti da formazioni diverse: un imprenditore cosiddetto etico, la direttrice di una ONG del Lussemburgo e padre Alex Zanottelli, che è molto noto al grande pubblico anche. Un altro ambito importante è quello dell'educazione, e in particolare quello dell'educazione alla spiritualità. Il tema della spiritualità è dominante nell'ultimo capitolo, il capitolo sesto della Laudato Si, è una riflessione piuttosto originale, ci sembra, quella che sarà fatta sul rapporto fra spiritualità e tecnologia. La tecnologia è così invasiva, però potrebbe aprire anche degli spazi per ripensare anche alla spiritualità. Il convegno si arricchisce quest'anno anche di una terza giornata, che vedrà al lavoro docenti e studenti per elaborare delle ipotesi, delle proposte di cambiamento di stile. È un workshop che si terrà per tutta la giornata di venerdì 21 e che avrà come esito appunto qualche ipotesi per cambiare lo stile di vita e per sottrarci alla spirale dell'autoannientamento nella quale pare ci troviamo drammaticamente inseriti.